Yo, ragazzi, benvenuti. Stiamo per partire per un altro viaggio nella stratosfera. Manca poco e siamo live. Buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi, benvenuti di nuovo sul razzo di Patostratos. Oggi è una bella puntata perché sono contento di avere una persona che volevo sentire da tempo, volevo avere una conversazione approfondita con questo ragazzo da tempo. Io con Alberto Malanchino ci ho vissuto a Milano, diciamo che non sono proprio il miglior coinquilino che uno possa avere, ma lui è stato bravo a sopportarmi e ho potuto conoscere comunque una persona sensibile, un attore, un professionista. L'ho rincontrato un paio di settimane fa alla manifestazione del mondo dello spettacolo e allora lì mi è venuto proprio in mente che dovevo fare una conversazione con questo ragazzo perché ha studiato, è uscito dalla Paolo Grassi e dopo tra teatro, TV, cinema è riuscito comunque ad arrivare a palchi top e set top quali Rai, Condoc, ha fatto una serie di Netflix, Summertime, andatevela a vedere. Quindi sono veramente molto contento di avere oggi con noi ospite Alberto Malanchino. Ciao Albi! Ciao ragazzi, ciao Fabio. Come stai? T'a post, dai. Ma Dai, sono dove ritornato qua a sei? Milano. Sei a Milano, che calda, calda Milano! Mazza, che calda. Non Assolutamente, si assolutamente. resiste. Come va? Stai a Roma? Mi hai detto che stai facendo su e giù da Roma perché stai facendo Sì, qualcosa? sto facendo un po' di avanti e indietro. Adesso sono ritornato ieri da Roma, che mi hanno tusato, praticamente come potete vedere, per doc. E stavamo facendo delle prove. Il dottor Chitane ritorna ad avere il capello corto. Chitane c'ha il capello Professionale. corto perché è militare dentro, capito? Quindi ha bisogno proprio. La Assolutamente, criniera non ce l'ha. assolutamente. Senti una cosa, ti chiedo subito com'è stata. Anzi, prima ti chiedo di raccontarci un po' la tua storia brevemente, da dopo la formazione che hai avuto, come sei arrivato comunque a partecipare a questi set. Allora, vabbè, come mi hai già detto, io mi sono diplomato alla Paolo Grassi nel 2016 e praticamente mentre stavo per diplomarmi ho fatto un provino per fare per la strada di casa, una fiction Rai per la regia di Riccardo Donna con Alessio Boni ed era un ruolo da coprotagonista, ero praticamente il fisioterapista di Alessio, facevo anche il fidanzato di sua figlia nella serie. E poi da lì sono iniziato ad arrivare altri tipi di lavori, sempre legati comunque al cinema, alla televisione specialmente, quindi Camera Caffè, poi Un passo dal cielo, Don Matteo, fino ad arrivare poi a fare Doc, Nelle tue mani e Summertime. Ma dimmi una cosa, perché comunque io ho letto un po' di tue interviste per prepararmi e sono chiaramente le classiche domande che ti fa quando qualcuno ti intervista, quindi io te le faccio differenti. Qual è Vai, spara. stato, qual è stato da dopo la tua formazione il lavoro che ti ha fatto fare quel salto, che magari non era tuo personale perché tu comunque eri già un attore preparato, ma che ti ha fatto fare il salto che magari la gente ha iniziato a conoscerti, ai provini magari ti chiamavano perché già ti avevano conosciuto? C'è stato un lavoro clou? Che ti ha portato risalto? Ma guarda, ti devo dire, in realtà Doc è arrivato dopo una serie di gavette di esperienza. Io ho lavorato molto con la casa di produzione Lux Vide, che sono gli stessi di Don Matteo e di Un passo dal cielo. E quindi diciamo che mi sono fatto conoscere In in questo cui, scusami, in cui ambiente. avevi già fatto delle parti?
Sì, avevo già fatto delle parti. Poi, con regolare provino, eccetera, mi avevano convocato per fare il provino per Gabriel Fidane. Quindi, in realtà, non c'è stato un momento specifico, però è sempre stata una costruzione che è andata avanti nei mesi e poi negli anni. Un consiglio per gli attori in erba, quindi continuare a lavorare. Provo a tirarla già fuori io. Sto Studiare bravo, tanto, bravo. farsi veramente il mazzo perché è un gioco, ma è un gioco serio, come dico sempre. Quindi non si nasce, non puoi farlo da improvvisato. O meglio, diciamo che purtroppo succede, però infatti si vede. Infatti si vede. questa diventa la cosa. Senti una cosa, Albi, sei un filo bruciato, come dicevo prima. Riesci a chiudere un Sì. filo la finestra? Ah, vabbè, o muovere la camera? E Sì, aspetta, dammi proprio dopo ti un chiedo, come secondo. va col PC? Siamo partiti un po' in ritardo perché purtroppo Ok, vado a Albi. vedere intanto. Sì, siamo partiti un po' in ritardo perché Albi aveva bruciato il caricabatterie del PC, quindi non poteva proprio stare. Grazie, Don Train, quattro chiacchiere molto interessanti. Se ti piace il mondo del cinema e della TV, questo è il posto dove devi stare, perché porteremo sempre nuove storie. Albi, sei riuscito a risolvere col PC? Abbastanza, sì, dovrebbe reggere Ok, adesso. Va meglio la allora, luce? assolutamente sì, ti ringrazio. Perfetto. Come parlavo prima della live, raccontavo ad Albi che 2 giorni fa hanno chiesto ufficialmente di rimuovere 2 puntate di Scrubs perché insultavano il colore della pelle nera. Adesso ne guarderemo un pezzetto con Albi e commenteremo un po', la faccenda. Vediamo un po' che idee abbiamo. Eccoci qua. Albi, quindi hai visto il cambio scena? Sei con noi? Ok, Sì, sono con voi. Sono perfetto. in ritardo di credo 15 secondi sul PC, 10 secondi, E allora, io possibile. adesso la faccio Perfetto. andare, così la faccio vedere a chi ci sta guardando. Dopo ti arriverà. La faccio andare fino al momento Vai. clou, fermerò la scena. You know, he could be a dynamite center square. Dude, 4 more hours and I am off. You mean we are off? I changed my Ti è schedule, which means I partita? have Thursday nights off, which means Non we are ancora. going out. You're gonna be my wingman, even though you're horrible at it. When have I been a bad wingman? Ecco. Are you sure this isn't offensive? It doesn't look like anybody else is wearing a costume. Ok. Dimmi quando sei arrivato, a un certo punto stoppo la scena. Ok, adesso è in prima, ecco, andata. Ok, questa è quello che stanno contestando, quindi com'era? JD doveva fare da spalla, dovevano fare uno scherzo alla vecchia confraternita di Turk e quindi cosa hanno fatto? Hanno fatto uno switch di colore della pelle, se vedi Turk è bianco, JD è di colore. Esatto, dopo la scena comunque va avanti Buddy, divertente, relax. These are my la faccio guys, andare, tolgo alright? l'audio perché Turk se ne va un attimo, quindi non capiscono lo scherzo, JD viene preso dentro la confraternita e succede la gag classica, lo prendono e dopo uscirà dalla finestra spinto. Stanno contestando questa e un'altra scena di questo episodio che non faccio vedere. Io no, non lo so, nel senso, credo che la comicità e il comedy debbano sempre essere liberi da questo tipo di restrizioni. Tu Albi, cosa ne pensi? Guarda, io da una parte, aspetta che sto vedendo la scena ancora che sta andando, Sì, l'hanno appena tirato dentro. l'ho fatto, sì, a un certo punto l'ho stoppata. Sì, allora partiamo dal presupposto che io sono un grande fan di Scrubs, L'avevo quindi letto, per quello mi sembrava molto io li voglio troppo interessante. bene a tutte e due. Ma sai, io penso anche che comunque siano due attori estremamente sensibili e avessero anche un certo tipo di Molto, potere all'interno molto. proprio della scrittura, quindi se ci fosse stato un qualsiasi tipo di forma di razzismo, di discriminazione, non credo che cioè avevano la possibilità proprio di fare veramente, di dire la loro, di dare la loro opinione. Detto questo, è un argomento molto sensibile, me ne rendo anche Molto, conto, molto. cioè perché No, la qui mi ha blackface è fatto proprio. strano perché JD è Turk e JD, quindi c'è una doppia faccia, non è che è solo univoca. E quindi Sì, diciamo che loro poi, per come mi ricordo la serie, sono praticamente quasi la stessa persona, cioè vivono assolutamente. veramente in simbiosi, hanno questo rapporto
quasi morboso, quindi nel senso stanno facendo richieste gioco degli specchi. Sì, esatto, loro sono sempre specchi. Ho intanto sentito che Via col vento, dopo che l'avevano tolto dagli store, l'hanno rimesso. Quindi bisogna un attimo capire questi ma discorsi. Ma sai, bisogna sempre un po' contestualizzare, secondo certo. me. Poi mi rendo conto che per quanto possa essere un argomento molto sensibile in Italia, non ha lo stesso tipo di impatto che può avere in un sistema anglosassone o comunque americano, dove c'è stata proprio una tratta per 400 anni, la blackface ha rappresentato una forma certo, altissima certo. di discriminazione. Cioè, di fatto è una cosa molto grave. Poi nel senso, il rischio adesso è che si tenda un po' a cancellare quello che c'è stato nel passato. Cioè, nel senso, per me è più grave, ad esempio, che in Italia un po' di mesi fa c'è stato un corpo di ballo fatto da attori, ballerini e ballerine che erano tutti bianchi, li hanno dipinti tutti con la faccia nera, perché dovevano essere di origini comunque black. E allora ti chiedi perché non hai provinato degli attori o dei cantanti o dei ballerini neri? Cioè, questo sicuramente è molto più grave. Assolutamente. Dal mio punto di vista. Poi bisogna anche un attimo contestualizzare tutta la faccenda. Cioè, io non penso assolutamente che all'interno di Scrubs ci sia stato un motivo di discriminazione. Certo. Una di quelle serie dove il cast è multietnico, dove le amicizie sono multietniche, dove le relazioni pure. Quante volte ci capita di vedere delle cose americane che invece sono fatte per bianchi o per neri? Penso a Tutto in Famiglia o La Vita Secondo Jim. Cioè, a me quello ferisce un po' di più. E vedi proprio che c'è una middle class monocromatica certo. che viene rappresentata. Perché è così, perché è la verità e non va bene, certo, certo. Sì. Ok, dai, ti ringrazio, hai detto due cose che condivido molto, nel senso che bisogna contestualizzare e non bisogna cancellare la storia. Per quanto sia sbagliata, penso che la storia insegni. Veniamo a noi allora, prima di entrare nel dettaglio delle tue esperienze facciamo vedere un pezzettino di Doc. Tu sarai in ritardo, io intanto la scena la faccio vedere, ma immagino che te la ricorderai abbastanza. Un po' come Rocco Casalino. Come dopo guardiamo un altro pezzetto di Doc. Com'è sì. stata? Com'è stata l'esperienza a lavorare in un set della Rai? Comunque super professionalità. Al top. Assolutamente, no, guarda, è stata veramente fantastica, perché prima di questa serie, come succede a quasi tutti gli attori, soprattutto quelli che vengono dal teatro, magari fai una, due giornate di lavoro, che per noi sono le pose, e te ne vai. Invece la possibilità di stare 6-7 mesi col... sia artistico che tecnico, impari tanto, ma non impari tanto solamente a livello recitativo, ma proprio tutte le dinamiche che si creano lavorative, è veramente a livello umano, sicuramente certo. a livello umano tantissimo, ma anche a livello professionale, cioè nel senso ti ripulisci la mente da tanti preconcetti, cioè nel senso il lavoro è sempre lavoro e va rispettato, però mi rendo conto che tante volte sia un po', soprattutto nella mia categoria, la puzza sotto il naso rispetto a un certo tipo di prodotti o un certo tipo di lavoro. Prova a farlo, cioè nel senso che ti alzi alle 4 del mattino e devi piangere alle 8. Assolutamente. Magari poi hai l'ultima scena, sì, alle 6 di sera. Guarda, il nostro lavoro, molta gente non sa quante ore, quanta passione mettiamo nel nostro lavoro, che non ci fermiamo mai, sembra tutto molto facile. Senti, com'è stare a Roma? Com'è vivere a Roma, visto che tu abiti a Milano solitamente? Ma io Roma la amo, per me è una seconda casa, ma perché ci passo veramente tanto tempo, cioè una città che frequento da 8 anni praticamente, da quando ho iniziato a studiare, 8-9 certo, anni certo. fa, quindi parte... ci sta saltando un pochino Rubini, in Accademia di Silvio D'Amico, fino a poi tutte le altre cose, che cosa? Che ci sei un po' in ritardo, ogni tanto ci stai scattando, ma non importa, tranquillo, perché il discorso l'abbiamo seguito. Ok, quindi il fatto di essere comunque un ragazzo del nord... Non ti ha fatto quell'ostacolo di affrontare la realtà romana, che io, come sai, conosco bene, avendo mio padre di Roma, insomma. Sì. Tu No, quello no, ovviamente è bello perché le mentalità sono molto diverse. Secondo me un bel compromesso è proprio stare a metà tra la mentalità milanese e quella romana. Assolutamente. Che ricordiamo, tu comunque sei nato a Cernusco sul Naviglio, in provincia sì. di Milano. E, insomma, quindi. Ok, bene, bene. Allora direi che possiamo guardare un altro pezzettino di Doc, molto intenso,
e dopo andiamo un po' avanti. Senti, che lavoro hai fatto per diventare più freddo? Per diventare comunque un cinico dottore, come per incinicitarti, non so come si dica, per diventare un cinico dottore come sono tanti, insomma, pragmatici dottori. Ma allora, guarda, in realtà, nel senso, Gabriel ha un passato veramente violento, come si vede anche da queste clip, nel senso che lui è di origine etiope, è stato mandato in Italia dalla famiglia per diventare un dottore, solamente che nella tratta, la famosa tratta che succede poi purtroppo nella realtà, è stato imprigionato in un carcere libico ed è stato torturato. Ha visto molti suoi amici ammazzati, torturati, la sorella, quindi insomma, da quel punto di vista ha una grande ferita. Però detto anche questo, il fatto che io, Alberto, fortunatamente non ho questo tipo di vissuto alle mie spalle, quindi diciamo che lì è stato un approccio, se vuoi, anche un po' più da un punto di vista documentaristico, intellettuale, capire, entrare in empatia con certi meccanismi, anche se poi non li vivi. E allora ho cercato di Tu avevi trovare un già punto di approfondito, incontro, di scusami se contatto ti ho con quello che può interrotto. essere. Tu mi ricordo quando quei mesi in cui abitavamo assieme stavi preparando uno spettacolo teatrale verso Sankara, correggimi se sbaglio, che comunque t'aveva. Verso Sankara, sì. Sankara, ecco, che t'aveva dato modo di entrare comunque in dinamiche africane un po' crude. Ma allora, guarda, sì e no, perché nel senso sono stati proprio due percorsi completamente differenti. Nel senso che Verso Sankara è un monologo che è andato al Franco Parenti e parla del ritorno a casa di un ragazzo, in questo caso che sono io, che è misto, cioè che ha il papà italiano e la mamma africana del Burkina Faso. Thomas Sankara è stato un grande panafricanista, uno dei leader più importanti del secolo scorso africano, promotore della terza via, quindi uno che non era schierato né con i sovietici né con l'America, e per questo è stato di fatto poi ammazzato, una persona che aveva rifiutato di pagare il debito monetario che l'Africa aveva dovuto contrarre con l'Europa e con il mondo occidentale. Speriamo di ritornare presto a teatro. Spero veramente, purtroppo col Covid è saltata la seconda parte di questo spettacolo, insomma, Adesso, dai, siamo la prossima fiduciosi. stagione speriamo di trovarla. Sì. E quindi lì, vabbè, diciamo che è stato un approccio diverso perché è stato anche un riconnettermi con una parte della mia famiglia e delle mie origini. Per quello che riguarda invece Doc, è stato proprio un approccio tutto diverso. Sì, si parla sempre di Africa, ma si parla da un altro punto di vista. Ovviamente ci sono delle cose che culturalmente parlando sono più simili, perché comunque non è occidente, però poi di fatto il lavoro è stato totalmente differente, diverso. Ti dicevo prima che ho fatto per anni arti marziali, quindi questa sorta di marzialità, se vuoi, questo fatto che comunque c'è questo tipo di rigore, di disciplina, allora provare a giocare a metterlo all'interno di un personaggio. È una persona che ha accusato tanto dalla vita, quindi anche un certo tipo di, se vuoi, postura fisica che può partire magari dalla schiena. Bello, bel consiglio Cose di questo ai tipo. ragazzi che ci Ed è stanno nato così. Sì, guardando. Scusami se ti ho interrotto, Albi, è un bel consiglio, nel senso espandere magari un lato di personalità che avete conosciuto in passato, come Albi ha sfruttato le arti marziali per portare anche questa rigidità nel suo personaggio. Ottimo, ottimo consiglio. grazie. No, ma perché guarda, lo penso sinceramente. Poi, nel senso, i metodi esistono e la cosa bella dei metodi è che poi li puoi anche tradire, li puoi mischiare e poi devi trovarti anche una tua strada personale. Io penso che sia interessante trovare un punto di incontro tra quello che sei tu e quello che poi è l'idealizzazione di un personaggio sulla carta, cioè come faccio a regalargli una tridimensionalità, come faccio un po' a perdermi, però anche poi ad andarci un po' più su. Anche perché poi molto banalmente, nel senso, io non ho vissuto l'inferno libico, quindi quella cosa come fai a gestirla? Devi entrarci da un altro tipo di porta, un altro tipo di emozioni, come può essere ad esempio un tuo abbandono personale che hai vissuto durante la tua vita, la tua infanzia, cose di questo tipo, e mettere al servizio poi di una storia che in realtà è più grossa di te. Assolutamente, benissimo. Insomma, che dici? Passiamo all'esperienza di Netflix? Ci buttiamo dalle sale
dell'ospedale a... Vai. A un bel... allora sì, facciamo vedere la prima clip e dopo ci racconti un attimo questo personaggio che secondo me è un altro bel lavoro interessante. Ok. Io ho stoppato dove vedrai che ho stoppato e dopo c'è... Vi consiglio questa serie perché è molto poetica, ragazzi. Dopo c'è una scena bellissima dove Alberto mette delle cuffiette alla ragazzina e gli fa sentire questa canzone italiana bellissima mentre lui la sta riprendendo in macchina. Ve lo consiglio. Com'è stata l'esperienza per una cosa che sapevi che sarebbe andata su Netflix? E eri un po' esaltato, emozionato, insomma, di allora, andare worldwide... Sì. Sì, però ti devo anche ammettere che è una cosa che, cioè, io personalmente non ci pensavo, ma è come mi è successo un po' anche per Doc. Tutto dopo la presa di coscienza che sarebbe andato in tutta Italia, stessa cosa Netflix, lo prendi dopo, ma anche perché credo che sia proprio un mio, è il mio inconscio che mi dice, ok, non pensare a questo. Perché sennò ti paralizza, quindi mettila da parte, fai il tuo lavoro, poi a mente più fredda, quando è staccato tutto, allora ci puoi pensare. È stato però molto bello, lì la sfida è stata diventare padre, ma neanche di una bambina, cioè di due ragazze. Adesso quindi, dopo facciamo vedere una clip dove io personalmente sei padre. Non sono padre, ecco. E lì è stata la grande sfida, perché era proprio giocare anni in più a un personaggio che oggettivamente è più grande di me. E allora gli dici, che cosa posso giocare? No, perché se tu ad esempio devi fare un personaggio che è più piccolo, non dico che sia più scontato da fare, però alcune cose più semplici, perché comunque hai già vissuto dei passaggi della vita. Certo. Cioè, io ti dico, ma questo ragazzo che abbiamo visto in questa clip era più o meno nostro coetaneo sui 30, mentre il padre avanzava di una quindicina. Sì, questo d'anni. È un flashback. Sì, questo è un... Esatto. Sì, questo è un flashback di credo una decina d'anni più o meno. E infatti lo scaccio è arrivato dopo, non in questa clip, ma nelle altre che ci sono. Come l'hai fatto questo lavoro per invecchiarti anche nel pensiero? Ma in realtà personalmente da un punto di vista intanto sempre un po' fisico, cioè io parto sempre un po' anche dall'attitudine fisica con cui stai, quindi dici ok, lui è un jazzista, comunque un contrapuntista, un polistrumentista, quindi magari ha un certo tipo di modo di gesticolare, di usare le mani. Poi io nel mio personale ho suonato per anni il basso, quindi nel senso, ho anche un po' in mente il mondo della musica come è fatto. Grazie e Angelica, scusa Albi, Angelica ti dice che hai fatto la parte del padre in modo sublime. Grazie Angelica, Albi apprezzerà sicuramente il commento. Grazie mille Angelica, grazie. Dopo ti pago, perché ce l'avamo messi d'accordo io Angelica, che l'avrebbe scritto. Hai fatto bene, anch'io ho pagato un paio di persone per venire a vederla live, si fa così. Hai pagato anche tu un paio di persone, sì, va bene. Ormai tutto. No, grazie mille, davvero. E no, lì invece ci sono dei ganci che puoi riprendere, ad esempio, nel tuo personale, no? Ad esempio, questo è un padre molto assente. Quindi, ad esempio, questo tipo di cosa, come l'hai subita te, oppure come l'hai fatta tu ad altri. Si tratta sempre di giochi, poi. Siamo un po' dei piccoli alchimisti, quindi ci sono delle cose magari tue piccole o grandi nel tuo personale che devi ridurre o ingigantire anche al servizio di un personaggio. Perché tu non puoi scoprire tutto. Ci saranno sempre comunque delle zone d'ombra. Ed è la cosa più bella, stare proprio in quelle zone d'ombra e capire che cosa puoi fare. Assolutamente, assolutamente. Allora, senza indugiare troppo, andiamo a vedere una clip molto poetica del padre, una volta che ha subito la trasformazione. I giorni di lavoro non sono stati così tanti per me, ma perché proprio si lavorava su questo gioco di assenza, presenza del padre. Però sì, in quel giorno quindi sei stato assente, presente pure sul set. È stato strano, sì, perché in realtà parlavano sempre, sono arrivato proprio alla fine. Questa è la cosa. Adesso nella seconda stagione vedremo. E mi raccontavi delle... Bocca al lupo per la seconda stagione. Mi parlavi di che hai parlato con le ragazze. Com'è stato anche il lavoro con loro, nel senso di creare comunque delle dinamiche familiari di tensione?
Guarda, paradossalmente, almeno dal mio punto di vista, il fatto di essere arrivato dopo non è stato neanche così male, perché di fatto loro avevano creato comunque una quotidianità sia con le persone del set, ma anche ad esempio con Tony, con la mamma. E io arrivando dopo non è che mi sono sentito escluso, però sai, è come quando entri in un gruppo di lavoro, no? Cioè sei quello nuovo, devi anche farti conoscere, devi presentarti, eccetera. Allora, io ho cercato di usare molto questa cosa, proprio per usarla a mio vantaggio, quindi dire ok, io sono un papà che non c'è, quindi un tipo di imbarazzo, io che cerco di creare della quotidianità dove non esiste ancora, e mi ci sono buttato dentro. Poi loro sono due ragazze veramente splendide, fantastiche. Brave, E voglio perché molto la bene a tutte e piccolina due. si vedrà, E mi sono la trovato grande è poi beh, molto brava, dentro. adesso dopo nella prossima clip la vediamo. Sì. Aspetta, Sì, scusami, ci stiamo sentendo un po' ti ho dopo perso un perché secondo. sì, Sì. c'hai un po' di delay, facevo i complimenti alle due ragazze perché comunque ho guardato la puntata in questione, sono molto Ah, brave tutte e due. sì. Va bene, dai, allora facciamo così, andiamola a vedere questa terza clip. E dopo così concludiamo il discorso Summertime e passiamo ad un altro discorsino. Sei Vai. ancora con me, vero? Sì, sei con me. Allora, Albi, puoi spegnere il computer perché abbiamo finito i contenuti, così magari lagghi di meno per l'ultima fase. Yep. Vediamo. Assolutamente, però immagino che ti abbia fatto piacere come attore sentirti doppiato in un sacco di lingue, anche questo, immagino che siano degli step Sì. che ti fanno pensare, comunque realizzi dopo, ma ti fanno pensare, dai, qualcosa sto costruendo. Ma guarda, è stato molto divertente. C'è stato un giorno che ero andato a trovare dei parenti da parte di mia mamma, quindi del Burkina Faso. Il Burkina è un'ex colonia francese. Mamma gli aveva detto: guarda, che c'è Alberto che ha fatto Summertime, questa serie qua. La cosa divertente è che loro hanno detto: sì, l'abbiamo vista e l'hanno voluta rivedere com'è, che loro se la stavano guardando doppiato in francese. Quindi c'è stato proprio questo switch stranissimo, perché proprio ho detto: c'è la mia famiglia che mi sta guardando in francese, no? Allora lì però ti fa anche piacere perché vedi che hai la possibilità proprio di prendere un'ampia gamma di persone, e quella è la cosa proprio più bella. E hai la possibilità anche di farti conoscere e di far conoscere comunque una qualità, un tipo di prodotto che c'è in Italia, proprio all'estero. E questa cosa non è scontata, fino a 6-7 anni fa era praticamente impossibile. Bu Mi hai buona, buon sentito? appunto. Abbiamo dei No, problemi di. no, l'audio arriva sempre. Sei tu che ti stoppi, quindi Ok. aspetto un attimo io a parlarti, che così. Assolutamente. D'accordo. Hai detto che state. È in programma di girare la seconda. Allora, sì, dovremmo girarla. Hanno confermato che c'è la seconda stagione. Non si può ancora dire niente, purtroppo, perché Certo. sennò mi tagliano la testa. Però sì, cioè, ci sarà la seconda stagione con tante novità. Bene, sono contento perché i numeri di Doc li avevo visti e erano andati bene. Ho visto che anche Summertime ha avuto dei buoni numeri, quindi sono molto contento. E quando ho deciso di intervistare Alberto, sono andato a documentarmi su quello che aveva fatto e mi era sfuggito il fatto che aveva fatto un lungometraggio che era andato al Festival di Torino, aveva avuto buon riscontro. E questo film è diretto da due fratelli italo-giapponesi. Correggimi se sbaglio, che si chiamano i fratelli Miyakawa. Giusto, giusto, sono per un quarto giapponesi. Per Ok, c'hanno un quarto, un quarto, un quarto, un un quarto. quarto giapponesi, E sono andato a guardare un attimo delle immagini, un mini trailer del film che ancora non è uscito e mi è sembrato un lavoro molto interessante. Raccontacelo un po', come hai conosciuto questi ragazzi? Come è arrivata dopo questa proposta? Sono cose sì. Allora, bellissime, guarda, sono cose lì c'è un bellissime ragazzo queste. che. Sì, guarda, lì è stato, in realtà, è stato un incontro molto particolare perché con loro ci lavora un ragazzo che è un mio amico
Francesco, che saluto se sta sentendo questa diretta, questa live. Grande e, lui stava studiando alla NABA e io mentre studiavo in Paolo Grassi facevo dei cortometraggi con lui, con la sua classe, proprio per fare esperienza video. Poi ci siamo sempre sentiti durante gli anni e a un certo punto mi chiama e mi fa: senti, ma c'è questo film, io sto lavorando con questi due ragazzi, sono fenomenali, c'è un personaggio che è perfetto per te, quando sali a Milano vorrei farteli incontrare. Ci siamo incontrati e ho visto questi due soggetti incredibili e mi hanno parlato del film. La cosa che mi... diciamo che, allora, proprio per farla brevissima, è una storia che parla di amicizia. Cioè degli amici che sono disposti ad aiutare un loro amico. In questo caso si tratta di aiutarlo nell'attraversare il confine tra Mentone e Ventimiglia, perché lui viene dall'Africa e sta cercando di andare a Parigi per incontrarsi con la sua compagna. E la cosa che mi è piaciuta molto è che loro erano molto elastici, molto liberi nella parte creativa, proprio di scrittura, ammettendo anche che loro volevano raccontare questa cosa perché loro hanno vissuto tanto a Mentone da ragazzini e quindi sono rimasti molto sconvolti da tutta la dinamica che sta accadendo rispetto alla questione dei migranti. E, però riconoscevo anche che avevano poca conoscenza di quello che effettivamente stava accadendo, ma anche da un punto di vista proprio culturale poi, e quindi volevano costruire il soggetto insieme anche all'attore che poi avrebbe fatto questo personaggio, che si chiama Elvis, il personaggio che ho fatto io. E lì è stato molto bello perché insieme abbiamo fatto proprio un lavoro di accento, un lavoro proprio di immaginario, chi era questa persona. Abbiamo cercato proprio di schivare tutti i cliché possibili, immaginabili, che ci possono essere di migrazione. Alla fine è uscito fuori un personaggio che è un figo, cioè è proprio figo, è proprio bello essere Elvis, vorresti essergli amico. E questa cosa è stata veramente una vittoria, perché questa è una cosa a cui ci tengo molto a dire, nel senso, secondo me quando si dice tutta la retorica della migrazione, che poi magari può uscire in televisione, al cinema, così, il problema non è che si parla di questo, il problema è quando si parla esclusivamente di questo. Cioè non è che dobbiamo smettere di fare un certo tipo di film che parlino di un certo tipo di temi. Il problema è quando la tematica rimane sempre la stessa. E allora lì rischi poi di creare un cortocircuito dove tu associ che se sei nero sei un migrante, punto. E devo ammettere che questo film invece, dal mio punto di vista, è veramente una piccola perla. Poi un'opera prima, è andato a Torino Film Festival, cioè veramente tanta soddisfazione, quindi... Assolutamente. Onore a tutti noi che ci abbiamo partecipato. Guarda, hai anticipato un po' il discorso che volevo fare prima e hai azzeccato un punto fondamentale, nel senso che alcune cose devono essere la normalità e non più racconto quella cosa, non c'è più da raccontare quella cosa. E dopo ci arriviamo. Io ho sentito delle loro interviste, mi è piaciuto molto quando uno dei due, Orso mi pare, ha detto: noi ci siamo sentiti stranieri dappertutto. Sì. Perché avendo un quarto, come hai detto te, mi ci sono rispecchiato, perché io non mi sono sentito straniero nel mondo, ma in Italia, col fatto che ho cambiato 4 città nei primi 6 anni, mi sono sentito sempre straniero nelle città e sempre un po' dentro. E loro sembravano consapevoli dei posti dove erano stati. Infatti non vedo l'ora di vederlo. Quando lo possiamo vedere? Guarda, dovevo uscire quest'anno e sempre c'è stato il Covid che ha bloccato tutto, ha impattato proprio la vita a 360 gradi. Dovrebbe certo. uscire, vorrei dirti una cazzata, forse quest'anno, però devo ancora parlare con i ragazzi di questo. Perché c'è un distributore che doveva uscire, era già tutto pronto. Certo, e al Torino Film Festival le reazioni come sono state? Belle, sono state... cioè la sala era entusiasta, le recensioni sono state anche molto buone. E anche lì è un'emozione comunque, con la sala che ti applaude, tu di fronte. Ti ho visto emozionato. Sì, la cosa divertente è che io ti ho visto emozionatino. Guarda, ero molto emozionato perché veramente, poi nel senso, sì, di lavoro faccio l'attore, ma poi io sono anche molto timido, quindi c'è sempre un po' questa cosa strana, no, che succede. Ma quello che mi ha fatto in realtà più ridere era che io stavo parlando come sto parlando con te adesso.
e loro si immaginavano che io parlassi come Elvis, perché Elvis aveva tutto un accento particolarissimo, perché era proprio franco-africano, era, però era difficile da localizzare proprio tirano del Burkina Faso e del Senegal, però sentivi che veniva da quella... E quindi appena ho preso il microfono e ho iniziato a parlare, ho sentito proprio... Ho iniziato a parlare tutta la sala perché sono rimasti scioccati da questa cosa. E hanno visto che eravamo diversissimi. Ah, ma sei così? E io, sì, sono così. Sono un attore, quindi mi devo un po' trasformare. Però è andata bene. È andata bene, ma perché sai, la cosa secondo me intelligente che hanno fatto, che noi gli siamo stati dietro, era non puntare sulla questione della migrazione. E non c'era nessun tipo di operazione bonista, passami questo termine che odio ultimamente. Si è usurpato un po', ma era verteva tutto proprio sull'amicizia. Verteva proprio tutto sull'amicizia. Cioè, che cosa sei disposto a fare? Scusami, tranquillo. Ti vedi? Che sì. Cosa sei disposto a fare per aiutare un amico? Quindi, questa per me è stata la cosa più importante. Sai, è bravo che ci porti alla conclusione. Poi ti lascio andare, sei stato anche troppo gentile. La conclusione appunto su questo che stai dicendo, nel senso, questa cosa deve essere la normalità. Io credo, avendo visto un po' di interviste, che i ragazzi abbiano scritto una storia semplicemente scrivendo una storia di amicizia. Non c'era, lui è straniero, allora bisogna pensare al fatto che lui sia straniero. No, nel senso, e credo che di averla percepita questa libertà di scrittura, leggendo la storia, guardando il mini trailer, eccetera. Vorrei concludere appunto su questo discorso. Ti chiedo, i provini che stai facendo ultimamente, eccetera, riescono a essere liberi da queste preconcezioni? O ancora si scrivono i personaggi che devono avere questa storia di preconcetti? Non so se mi sono riuscito a spiegare. Kidane forse mi sembra normale, mi sembra un esempio di comunque... Ti spieghi bene, guarda. Mm. Sì, Kidane è un buon punto di partenza. Proprio per l'Italia, dal punto di vista proprio di un altro tipo di narrativa, no? Perché nonostante ci sia comunque la componente migratoria, perché lui ce l'ha, però intanto parla in italiano, perfetto, anzi parla come una sporcatura. Beh, nordica, ancora le seconde generazioni comunque ce l'hanno ancora, magari la madre, eccetera, quindi è una cosa normale. Sì, 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 è normale, quindi nel senso però di fatto poi lui è un dottore ed è bravo. Cioè, nel senso, infatti, quando mi hanno chiesto nelle interviste, ma tu come hai fatto, come ti ci sei... Io ho pensato, intanto, dalla sua professionalità, non di certo che viene dall'Etiopia, ma non perché voglio denigrare o mettere in secondo piano l'Etiopia, ma perché il personaggio non verte inizialmente da quel punto di vista. Poi, nel mio personale, sai, il mondo sta molto cambiando, però soffermiamoci sull'Italia perché è già tanta carne al fuoco. Diciamo che... quando ho iniziato, e non parliamo neanche di tanto grazie tempo fa, segni liberi per il sub, scusami Albi, ok, non parliamo di tanti anni fa, i provini erano quasi tutti uguali, cioè nel senso io ho avuto la fortuna di fare la strada di casa dove era totalmente svincolata questa componente, non c'era, però quasi tutti gli altri provini che ho fatto sì. E ti direi una bugia nel dirti che la maggior parte dei provini che arrivano che siano teatrali, perché poi c'è anche questa cosa di dire ah no, ma è la televisione. Non è la televisione, è proprio una forma mentis italiana, perché facciamo ancora molto fatica purtroppo a concepire che si può essere italiani ma neri, italiani ma gialli, italiani ma marroni, e afrodiscendenti, ma avere comunque una mentalità latina nella testa, perché sei nato e sei cresciuto qua. E tieni presente anche che quando io mi sono diplomato e mi stavo formando era anche il periodo caldo, il dibattito tra destra e sinistra su quello che riguarda la migrazione, i migranti che stavano scappando, quindi anche la TV un po' ha seguito quel tipo di passo. Oggi è un po' più diverso ed è cambiato veramente in pochi anni. Io non sono un esperto da quel punto di vista, quindi posso dire da ragazzo che sta in trincea, che fa i provini, mi sembra che sicuramente una cosa, una struttura come Netflix, nel bene, nel male, contestabile o meno, abbia avuto un ruolo positivo e determinante. Certo. Perché dà la possibilità alle minoranze di qualsiasi tipo, che sia da
o le piccole comunità, quindi o da un punto di vista identitario, sessuale, razziale, eccetera, di essere rappresentate. La cosa vincente, ad esempio, in Summertime è che le ragazze sono state scelte perché erano giuste, non erano state scelte perché erano mixed, e non hanno cambiato di una virgola la scrittura, né per il mio personaggio né per il loro. Quindi questa per me è stata una grande vittoria. I giovani tendono ad essere un po' più aperti. Assolutamente. Tieni presente anche che però che le teste che decidono fanno più fatica, nel senso perché comunque magari ci sono dei preconcetti, c'è comunque anche un certo tipo di pubblico che è abituato a un certo tipo di cosa. Però io un cambiamento lo sto sentendo, e lo sto sentendo anche da parte degli addetti ai lavori. Sai, comunque è questione... Da parte che ti dicono... Sì, cioè, certo, è questione sempre di raccontare storie. Quindi i ragazzi, i Miyakawa, come altri ragazzi che stanno facendo dei lavori di pregio, sono cresciuti con storie che erano già nella multietnicità. Quindi loro ce l'hanno già di concetto, no? Come a me non devi parlarmi ormai di stranieri, perché io sono cresciuto nella multiculturalità in tutte le città. Quindi noi credo che se pensiamo a una storia la pensiamo già come effettivamente è. Magari le teste pensanti, come dicevi te, ancora non la concepiscono. Sto ragionando ad alta voce, sto ragionando. No, certo, però guarda, anche ad esempio teatro mi è capitato purtroppo di scontrarmi più di una volta anche con registi, cioè questo per dire che c'è tutto il contrario di tutto, no? Che ci sono anche poi purtroppo più che autori, magari registi che hanno paura a metterti dentro all'interno di un progetto perché vedono comunque che il colore della pelle ha ancora una funzione. Quindi ti rendi conto che anche se tu stai in un ambiente artistico che hai il pregiudizio di pensare che sia libero da pregiudizi, scusate il gioco di parole, in realtà ti rendi conto che invece siamo magari i primi ad essere legati. E facevo un po' di tempo fa questo esempio molto stupido in realtà. Perché Romeo e Giulietta non può essere una ragazza in sovrappeso? Magari è la Giulietta più brava del mondo, se gli dai una possibilità. Cioè, questo per dire che non è solamente una questione di colore, ma è una questione proprio di identità, di preconcetti sessuale, d'estetica, certo. Peso anche. Sono proprio un preconcetto estetico incredibile. Poi sì, il colore è una grande linea di demarcazione che purtroppo esiste. Sta migliorando, vorremmo che migliorasse più in fretta. Certo. E l'ultima domanda poi ti lascio andare, visto che hai tirato fuori... Perché nella TV, grazie a Netflix, nel cinema, insomma, le cose stanno cambiando. Il teatro magari ne risente un pochino, anche perché le dinamiche sono un po' diverse. Cosa dovrebbe fare il teatro, secondo te, per evolversi un pochino in questa direzione? Diciamo, puoi dirmi anche, diciamo, non lo... Sì, nel fatto che certi ruoli sono accostati a certi preconcetti estetici. Puoi anche rispondermi, non lo so. Ma intanto sarebbe una cosa... Guarda, veramente anch'io faccio un po' fatica a saperlo. Certo. Ti posso dire una mia personale impressione. Intanto il problema è anche che ci sono tanti vecchi attaccati alla poltrona. E questo si sa, non è il segreto di Pulcinella. Mondo. Cioè, la gente sa questa dinamica, non è il segreto di Pulcinella. È il segreto di Pulcinella. E il fatto è che ci sono tanti ragazzi che scalciano, non riescono ad entrare, ragazzi e ragazze. E secondo me poi di fatto quando riesci a entrare in un sistema ti sei invecchiato ancora prima di far vedere quanto sei figo. Questa è una cosa devastante, cioè tu ti formi che hai una testa che è già vecchia. E tra l'altro i soldi sono pochi, quindi la paura di sbagliare è tanta. E quindi la paura di fare delle scelte coraggiose aumenta esponenzialmente. Però a me risulta che nel mondo chi ha fatto le scelte coraggiose è sempre stato aiutato. Invece se segui la massa, se segui la corrente, sai già quello che ti trovi. Ma è un problema anche proprio generazionale, cioè nel senso il fatto che il teatro ci sono molte dinamiche strane, sotterranee, che si sanno però non si vogliono dire... I giovani fanno fatica ad entrare, fanno fatica a diventare dei punti di riferimento istituzionalizzati anche, quindi la difficoltà è tanta. Parlavo anche con delle mie amiche attrici, registe, così,
dicevano che c'è la percentuale, ad esempio, di registe, di drammaturghe che sono state impegnate negli ultimi anni è bassissima, è poco più del 10%, cioè nei posti importanti. Cioè, per questo che dico che non è solamente una lotta sul colore della pelle, ma è proprio una lotta a 360 gradi questa. Però dobbiamo cambiare proprio noi la nostra mentalità in primis. Cioè, dobbiamo smettere di vedere il genere, il sesso, il colore come delle linee di distanza dall'altra persona. Audio basso di chi, Tadanim? Scusami. Albi, assolutamente sì. Sono molto d'accordo con te. E infatti sono contento di averti portato qua perché è stata veramente una chiacchierata bellissima. Non ti rubo grazie. Altro tempo. Infatti, Ita, grazie di avermi detto che l'audio basso, però adesso la conversazione è conclusa. Ragazzi, vi ricordo che in generale, ok, la prossima volta risolvo, ti ringrazio per l'avviso. E vi ricordo che potete vedere Albi su RaiPlay gratuitamente, su Doc, su Netflix se ce l'avete, Summertime. E in più basta che guardate la sua biografia, potete vederlo in tante altre cose. E speriamo di vederlo presto su Easy Living, che io aspetto veramente con ansia perché i giovani è pure un'opera prima di due ragazzi della nostra età, quindi sono molto ansioso. Albi, grazie mille per il tuo tempo e speriamo di vederci live presto quando sei a Milano. Grazie a te, grazie a voi veramente. Ciao Albi, grazie mille. Grazie mille. Ciao. Ragazzi, è stata veramente, veramente, veramente una live con... Aspetta che mi devo mettere a posto, perché Albi è uscito. È stata veramente una live coi controfiocchi. Albi ci ha portato... Grazie a te, Segni Liberi, grazie per il like, grazie che hai seguito l'intervista con Albi, perché come dicevo abbiamo portato delle storie molto interessanti, abbiamo portato cosa sta succedendo adesso nel panorama italiano della TV, del cinema, del teatro, abbiamo fatto qualche riflessione sulle proteste che si stanno avvenendo ora, dei Black Lives Matter, abbiamo guardato un pezzetto di Scrubs di una puntata che hanno fatto rimuovere due giorni fa perché... Per loro c'era una presa in giro nei confronti del colore della pelle. Vedremo come si evolverà questa cosa. Io ringrazio tutti di essere stati con noi. Presto arriverò con altre interviste, con altre conversazioni, con altre storie dal mondo dell'audiovisivo, perché faccio queste interviste e mi sono messo live perché penso che il nostro mondo debba esporsi di più, che debba avere una cassa di risonanza che in questo momento voglio essere io con il mio razzo e le mie avventure nella stratosfera. Grazie mille a tutti. E ci vediamo presto. 3, 2, 1.